Bentrovati ancora una volta al corso di montaggio video con Adobe Premiere firmato FabioAmbrosi.it. Abbiamo parlato nella scorsa lezione di come funziona il pannello colore lumetri. Ci eravamo lasciati con una chicca, via. Molti mi domandano come poter applicare un'intera color correction a un'intera sequenza. Eh, se volete, non so, eh, virare sul, su colori caldi. Tutto il filmino del vostro matrimonio ve lo sconsiglio, ma se proprio volete farlo, eh, c'è un modo chiaramente per applicare con un colpo solo la color correction a tutta un'intera uh, un sequenza. Questo metodo consiste nell'applicare quello che viene chiamato livello di regolazione. Chi utilizza già uh, strumenti come Adobe Photoshop o forse Adobe After Effects già può aver capito e intuito di cosa sto parlando. Si tratta di un livello, o meglio di una clip, chiamiamola così, di un oggetto che va nella timeline, che è... Sostanzialmente vuoto, che serve per accogliere degli effetti che poi vengono applicati automaticamente a tutte le clip che si trovano sotto di lui. Facciamo un esempio: creiamo un nuovo livello di regolazione cliccando in questo, su questo bottoncino del pannello progetto e scegliendo eh, appunto la voce livello di regolazione. In questa finestra posso scegliere le dimensioni che dovrà avere questo nuovo oggetto multimediale e anche a quanti frame al secondo dovrà muoversi questo nuovo oggetto multimediale. Clicco su ok. E vedete che nella mia pannello progetto viene creato un nuovo oggetto chiamato livello di regolazione. Chiaramente potete nominarlo come volete. Lo applico direttamente alla timeline, chiaramente nella posizione più alta di tutte, perché avrà effetto su tutte le clip che sono sotto questo, questo, questo livello. E apparentemente non è successo assolutamente niente. Rimuovo la color correction eseguita prima su questa fotografia. Ole, e così vediamo che... Questo eh, nuovo livello di regolazione, in realtà, di per sé non fa assolutamente niente. È un oggetto vuoto, ok? Un contenitore. Che cosa fa questo contenitore? Accoglie accoglie effetti o anche color correction che noi gli andiamo ad applicare quindi seleziono il contenitore livello di regolazione modifico eh, la mia color correction come più voglio adesso faccio una color veramente esagerata giusto per vedere che abbiamo fatto una modifica ok veramente esagerata ole e voi direte, vabbè, ah, stiamo modificando la fotografia di prima. No, la fotografia di prima è esattamente come l'avevamo lasciata. La prova è che se io spengo il livello di regolazione, vedete che la mia fotografia non è stata intaccata dalla color correction. La mia fotografia viene intaccata dalla color correction quando riaccendo il livello di regolazione. La cosa buona del livello di regolazione è che ci permette di applicare appunto la stessa color correction all'intera timeline quindi qualunque oggetto sotto al livello di regolazione viene influenzato dalla color correction ma anche dagli effetti in realtà eh? perché ad esempio non, non so se sia possibile farlo non lo ricordo ma lo proviamo subito insieme se io vado a cercare la voce sfocatura eccoci qua sfocatura e applichiamo non so una sfocatura eh, gaussiana via che è la migliore forse e vado ad aumentare il parametro. Vedete che io sto applicando la sfocatura gaussiana non alle clip sottostanti, ma direttamente a livello di regolazione. Quindi io con un colpo solo ho sfocato praticamente tutti gli oggetti. Che sono sotto a questo livello di regolazione è molto comoda questa funzione intanto perché io posso spegnerla quando voglio e avere la situazione così come era in origine ma soprattutto è comoda perché io questa questa questo livello di regolazione posso utilizzarlo per eh, modificare degli interi blocchi di timeline che altrimenti dovrei eh, modificare clip per clip si può sempre fare il copy and call che abbiamo visto nella scorsa lezione ma io consiglio di essere pratici il livello di regolazione ci permette di essere probabilmente ordinati possiamo avere più livelli di regolazione ordinarli in, in, in cartelle per esempio e così in un click possiamo applicare una color o un effetto a un intero gruppo di clip in un colpo in un colpo solo bene Finisce qui questo tutorial. Nella prossima lezione parleremo degli strumenti per leggere le informazioni che noi possiamo avere dalle immagini quando facciamo color correction. Ad esempio, abbiamo già visto qualcosina nella scorsa lezione. Vedremo nella prossima, nel prossimo tutorial cosa, cosa sono questi strumenti: eh, lo oscilloscopio, il vetoscopio, eh, gli instagrammi, per poter avere informazioni precise e scientifiche di che cosa sta accadendo all'immagine su cui stiamo lavorando eh, se andate eh, sul sito trovate qualche esempio eh, nella lezione introduttiva al corso di eh, color correction al corso della, alla sezione del corso sulla color correction con premiere in cui vi ho fatto vedere come l'occhio umano non è mai troppo fedele ok spesso ci inganna ecco nel prossimo tutorial vedremo qualche strumento presente in premiere per Leggere le informazioni sulle immagini che stiamo lavorando. Grazie mille www.fabbioambrosi.it, sito internet dove troverete l'articolo di questa lezione. Eh, vi consiglio di iscrivervi a questo canale YouTube se vi fa piacere. Chiaramente, se ne avete voglia e se non volete perdere anche i prossimi tutorial, cercatemi su Facebook la pagina è Fabio Ambrosi, lì presto daremo novità importanti per quanto riguarda questo, questo, questo canale queste lezioni questi tutorial nei prossimi mesi probabilmente faremo qualche tutorial live dal vivo così che chi ha domande può farle direttamente in tempo reale le informazioni sulla pagina facebook grazie ancora buon proseguimento ciao